Benvenuti in questo spazio nel quale presenterò uno per volta i personaggi del romanzo Le Canaglie, edito da Sellerio. Le Canaglie è una storia che racconta un pezzo di vita del nostro paese dall'ottobre del 1971 al gennaio del 1977, gli anni di piombo, gli anni della violenza, raccontati a Roma attraverso anche le vicende parallele della squadra di calcio della Lazio, che fu una riproposizione in miniatura all'interno dello spogliatoio della società spaccata che c'era all'esterno. Oggi vi voglio parlare del narratore della storia, che è un fotografo, si chiama Marcello Traseticcio. È stato un grande protagonista della storia della Dolce Vita, fino poi a diventare un fotografo per un quotidiano del pomeriggio della capitale, occupandosi sia di cronaca sia di sport, ed è una figura ispirata a un fotografo reale, un grandissimo fotografo, Marcello Geppetti. Marcello Traseticcio nel romanzo parla così. Ognuno di noi che fa questo mestiere sceglie che cosa diventare, di quale malattia soffrire. Ci sono quelli che si fanno venire l'ernia del disco a forza di portarsi dietro l'impossibile. Altri, come me, che girano con una macchina e manco nella borsa. Sempre in mano, saltano leggeri, camminano, si dannano e un giorno sentono che la cianca gli è venuta meno, che c'è un menisco da farsi controllare. Così si lavorava al tempo mio, invisibili, senza far rumore, non s'agita l'acqua per pescare. Oggi vedo colleghi che non alzano mai il dito dal pulsante, tatatac e tatatac, scattano come tenendo fra le mani una mitraglia. Qualcosa prima o poi la beccano, anche se mai al momento giusto. Soggiorni questi di pose arrabattate, tutti fanno a stoppassene, che tanto poi smanettano con un trucco, uno strumento, un filtro. Ma una fotografia si scatta adesso. Adesso è qui. La nostra è una sfida al tempo. Siamo sovrani solo in quel 25esimo di secondo che se ti scappa ha vinto. E il tempo che ti batte andrebbe rispettato.